Rieccoci puntuali con Week at Work nel nostro itinerante viaggio tra le piccole, medie e grandi aziende. È il caso anche di fare quattro chiacchiere con il nostro amico Francesco Pezzullo del biscottificio Pezzullo in via Catullo a Frattamaggiore. E allora entriamo, ci aspetta Francesco. Naturalmente venuti a trovare il nostro amico Francesco Pezzullo. Come stai, Francesco? Tutto bene, Dino, grazie. Parliamo della rinomata azienda Biscottificio Pezzullo in via Catullo a Frattamaggiore. E allora, come ha vissuto la tua azienda la fase 1, la fase lockdown? Dino, fortunatamente, essendo industria, avendo il codice Ateco 10, io sono sempre stato aperto, fortunatamente. Logicamente abbiamo cambiato le misure di sicurezza, tutte quelle previste dalla legge, e abbiamo avuto anche noi un piccolo calo, però fortunatamente rispetto ad altre attività commerciali non ci possiamo lamentare. Ricordiamolo per quelle poche persone che non lo sanno, ma tutti oramai hanno almeno mangiato un biscottino, un tarallo, una fresella del biscottificio Pezzullo, che è una grande eccellenza campana qui in via Catullo Frattamaggiore, no? Sì, io sono anche uno dei pochi che appunto avendo questo codice nazionale ho potuto produrre sia le pastiere che le zeppole di San Giuseppe. Quindi le feste comandate anche quelle sono state rispettate, sì. Anche sotto un profilo gastronomico. Caro Francesco, noi rispettiamo il protocollo del distanziamento sociale, quindi siamo a 2 metri, va bene. Vogliamo parlare un po' dei prodotti estivi del biscottificio Pezzullo, cioè d'estate, cosa proponi al pubblico che ci sta guardando da casa in questo momento? Ma d'estate che si mangia? Cosa si mangia? Sono talmente tanti i prodotti che facciamo che a elencarteli tutti quanti non me li ricordo. Ti posso dire elencare i principali, tipo il tarallo super che va per la maggiore, le freselle, i bastoncini integrali, adesso abbiamo fatto anche bastoncini e altri articoli ai multicereali che vanno moltissimo, anche perché adesso tutti con le diete, stando a casa, tutte le persone devono cercare un pochino di... La quarantena ha allargato un po', esatto, tutti, quindi... Esatto, esatto, allora tutti i prodotti integrali. Poi abbiamo anche i tarallini tipo bari, a sesamo, finocchietto, integrali, bastoncini, prussiane, delizie al limone, ce n'è per tutti i gusti, c'è l'imbarazzo della scelta, sì, qui dal biscottificio, esatto. Pezzullo, soprattutto prodotti da consumare quest'estate. Quest'estate, sempre rigorosamente fatti in modo artigianale. E soprattutto made in Italy. Made in Italy. Siamo proprio nella produzione, Francesco, che cosa sta accadendo in questo momento? Allora, niente Dino, adesso è la seconda fase della produzione delle nostre freselle. In questo momento il mio collaboratore le sta tagliando, sempre a mano, per fare la seconda cottura e biscottarle, pronte per essere mangiate. Il caso di dire, queste freselle, che insomma sono buonissime, pomodorino, un filo d'olio, tonno, foglia di basilico, un pizzico di sale e voilà, è la cena dell'estate. E anche una piccola oliva, che anche non guasta mai. L'oliva mi mancava. Buon appetito a voi. We'll be right back.
Francesco, siamo in piena estate, quindi conviviamo con l'emergenza epidemiologica Covid-19. Una volta che l'estate terminerà, come ti immagini l'autunno, l'inverno? Ancora dubbi, preoccupazione? Conviveremo ancora con il Covid-19? Le tue sensazioni? Dino, purtroppo c'è tanta negligenza in giro, molta ignoranza e forse un pizzico di stupidità. Quello, permettetemi di dirlo. Per salutarci, che cosa vuoi dire ai tuoi clienti nuovi e quelli vecchi che hai da tanti anni? Mi raccomando, seguite sempre tutte le istruzioni che il governo ci dà, maggiore prudenza e mangiate i prodotti Pezzullo, perché sono salutari e buoni. Chiaramente i prodotti del biscottificio Pezzullo sono il vaccino della buona alimentazione. Anche, bravissimo.